La Food and Drug Administration ha autorizzato ufficialmente la distribuzione negli Stati Uniti di un secondo vaccino contro il coronavirus, quello di Moderna. Lo ha reso noto la stessa FDA su Twitter, spiegando che l'autorizzazione dell'uso permette che il vaccino venga distribuito negli Stati Uniti per gli individui di età pari o superiore ai 18 anni. Soddisfatto il commissario Stephen Hahn, che afferma: con l'approvazione di due vaccini la FDA ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale. I centri per il controllo e la prevenzione della malattia devono ancora dare il loro via libera necessario alla somministrazione del vaccino. In settimana è prevista una riunione in merito. Se ci sarà l'ok, la distribuzione del vaccino Moderna potrebbe avvenire negli Stati Uniti già la prossima settimana, insieme a quello messo a punto da Pfizer e BioNTech. E intanto negli Stati Uniti sono stati registrati 249.709 nuovi contagi in un giorno, mai così tanti. Sono dati della Johns Hopkins University che confermano 2.814 decessi riconducibili al coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale nazionale dei contagi sale quindi a 17.459.296, mentre è di 313.588 il numero di chi ha perso la vita dopo aver contratto l'infezione, sempre secondo lo stesso istituto.